Buon anno a tutti, innanzitutto perché sia un anno di normalità, perché si ritorni alla normalità anche nell'ambito della politica, perché ritorni di nuovo il confronto, il dialogo, le riunioni nelle sale, i sit-in, le manifestazioni di piazza e nelle strade, perché è necessario mettere su un'attività di forte opposizione a questa amministrazione che ha abbandonato la città. Il fatto che le elezioni amministrative siano previste fra diversi anni, questo non impedisce, anzi, deve essere da stimolo al centrodestra, a tutte le forze politiche del centrodestra e non solo, che non si riconoscono in questa amministrazione comunale, deve essere quindi stimolo a riunirsi, a confrontarsi e a individuare un progetto valido e credibile per rinnovare e migliorare la nostra città. Sotto questo profilo, quindi, raccogliamo l'appello di Forza Italia, che tra l'altro avevamo già lanciato alcuni mesi fa, per il confronto e l'incontro del centrodestra, ma lo rilanciamo. Riteniamo che sia opportuno che presto si istituisca un forum dei cittadini a cui partecipano tutte le categorie produttive, sociali ed economiche della città per individuare le strade migliori e di pronta e facile soluzione per dare alla città un volto diverso, per rinnovare metodi e uomini, per rinnovare anche politiche occupazionali e di vicinanza alle fasce più deboli della popolazione, giovani, anziani e bambini. Una città quindi a misura di bambino. E tutto questo lo possiamo fare solo attraverso il confronto e il dialogo. Fratelli d'Italia è pronta, c'è, rilancia quindi la necessità anche di un forum anche con i movimenti civici, con gli associazionismi e con tutti coloro che non si riconoscono in questa amministrazione e vogliono lavorare, cominciando sin da ora, per un progetto alternativo di sviluppo della città.